In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul Io il parallelo teatro l'ho 42 su definito ormai RTL. teatro, perché per me è importantissimo che il teatro sia fatto anche da altro. E l'altrista, che molti dicono tu giochi con le parole e non hanno ancora avvisato se stessi del fatto che sono le parole che giocano con noi e ci chiedono: ma ci sentite? Ecco dove nasce il concetto dell'altrista, perché io non riesco a lavorare per una mostra, per un libro, per una partecipazione in piazza sociale, per un ingresso nelle carceri, per tutto quello che io cerco per le scuole. Non può essere ed esistere se in questa performance, in questa installazione, non c'è arte contemporanea, che per me significa essere contemporaneamente uomo, donna, bambino, animale, cosa, malato, però Sano, il limite che salvo. devo oltrepassare io è quello del capolavorare. Io quando dico lavorare intendo capolavorare. Non basta più lavorare, fare il proprio mestiere se non lo fai ad arte. Artisticamente, che ha un livello estetico, non solo formale, è una Ma questione quantistica. Io lo essenziale. chiamo quantico dei quantici, il quantico delle creature. Loro stanno dimostrando, io ho partecipato a un esperimento anni fa, c'è anche in questa rivista medica americana, dove Carlo Ventura è riuscito a fotografare le mie cellule in comunicazione tra di loro e che in vibrazione e luce si collegavano, facendo vedere come, quando facevo ridere, le cellule danzavano e si muovevano in una certa forma. Quando parlavo di cose pesanti, le cellule In si realtà lei ha univano, si mettevano attraversato vicino. quasi tutti, no? Gli ambiti di produzione televisiva. In che modo la TV lavora all'inclusione, ovvero promuove il pensiero alternativo alla maggioranza? Io Esiste questa credo che possibilità? oggi la serialità e il cinema siano a livello più alto, diciamo, linguistica televisiva e quindi sicuramente praticano l'inclusività come, diciamo, come pensiamo noi, nel senso che siamo più aperti, siamo più bravi a decriptare il sociale, siamo più bravi a capire cosa, a intuire anche quello che sta succedendo nel presente, nella realtà e facciamo lo sforzo nella scrittura perché la differenza è molto importante perché mentre la narrazione seriale si fonda sulla scrittura e quindi sullo scripted, l'intrattenimento televisivo si fonda sul non scritto, cioè i programmi televisivi generalmente non sono scritti, sono accennati, sono strutturati per Chiaro. scalette, sono scalettati e questo è un grande, grande tema, no? Perché se scrivi c'è bisogno di approfondire, c'è bisogno di confronto, c'è bisogno di pensiero, c'è bisogno di cambiamento, perché uno sviluppo di scrittura e una sceneggiatura è un impegno molto importante, un impegno anche di tempo importante, non solo di qualità di quel tempo impiegato, non solo di capacità, di conoscenze, di tecniche, eccetera. È chiaro che quando non scrivi, il flusso televisivo ti dice già Alessandro che, Bergonzoni, insomma. successo immediato a 24 anni, primo spettacolo, sceneggiata, che è una parola fantastica che si può usare per molte situazioni attuali. Ha ripreso. Essere pronti. Prevenuti, noi confondiamo la prevenzione con l'essere prevenuti. Siamo prevenuti nel confronto del, tu hai detto, cerchiamo di essere Dio, ho detto, non di sentire, cioè, tutti diciamo, mi sento un grande perché ho 8 milioni di ascoltatori, mi sento un grande perché ho venduto miliardi di automobili, mi sento un grande, mi sento un Dio perché nel mondo io sono maschio. Prova a essere Dio, non il mio, il tuo, ma un Dio. Quindi con i poteri infiniti, i dubbi infiniti, l'eterno che ti sta attaccato e pensare contemporaneamente all'universo. Questa è una parte di Dio che devi fare. Ma noi ci sentiamo grandi, ma non o grandiosi. Ma Tutti manca questi la presentatori grandezza. televisivi, dicono sempre. E adesso voltiamo pagina. Signori, il libro ha una pagina sola. Capisco la dottoressa e sono d'accordo con lei, siamo tutti diversi, ma questa diversità è in quella stessa pagina, in quello stesso cosmo, in quello stesso universo. Se togliamo il mare, la Libia Ma è insomma, attaccata alla si può Sicilia. parlare di nudi, di sesso, di morti, ma non di queste profondità. Accidenti, sei scandaloso. Ma io sono scandaloso perché credo che l'erotismo e la sessualità abbiano a che fare con la socialità e con i migranti. Siamo un popolo pieno di eiaculatori precoci.
perché diciamo prima noi, vengo prima io, vengo prima io, vengo prima io, e questo, vengono prima gli italiani, vengono prima gli europei. Allora non c'è un collegamento tra erotismo, urologia. Il fatto che non faccia scandalo parlare di massacri di umani è terribile, e sono i dormienti di Paladino. Che però siamo diventati noi europei. Certo. I dormienti pompeiani sono stati coperti dalla lava. Chi crede che non sia scoppiata la bomba atomica adesso è un uso, la bomba atomica c'è già. Noi non vogliamo pensarci. Infatti, non ci pensiamo. No, siamo addormentati, siamo coscienze addormentate. L'idea di una, come dire, di una santità salvifica è per tutti, però anche lì la vedo complessa, difficile. Cioè, riuscire a mettersi nei panni degli altri e diventare l'altro, ecco, è una delle cose più complicate che l'uomo, l'umano, possa pensare di fare. È la più complicata. Non esiste qualcosa di più, tant'è che gli empatici veri, cioè quelli che riescono a indossare i panni degli altri fino alla compassione reale, no, la compassione quella finta, ipocrita, sono i grandi scrittori, sono i grandi artisti, i grandi, cioè sono quelli che davvero, tutti gli altri non ce la fanno. Perché non ce la fanno? Ce lo siamo chiesti. Non ce la fanno perché non reggono l'urto della realtà. Noi abbiamo paura di riniziare, non abbiamo ma ormai la catastrofe ci fa comodo e sappiamo e stiamo ad aspettarla. È che non abbiamo la voglia di resuscitarci e di risuscitare e di credere che c'è un inizio pronto che ci aspetta. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.